Le 21 in punto, buonasera e bentrovati con questo nostro nuovo numero di pro e contro, calcio di Lega Pro, calcio di Serie D in primo piano con la nostra trasmissione, ma soprattutto calcio di Lega Pro questa sera, lo capirete subito perché dati i nostri ospiti sacrificheremo un po' la Serie D, ma insomma ne varrà la pena, poi torneremo a parlarne più diffusamente nelle prossime trasmissioni, anche perché è stato un fine settimana davvero foriero di soddisfazione. In Lega Pro con la vittoria sia del Teramo a San Marino nel inconsueto orario delle 11 di domenica. Il giorno prima l'Aquila aveva battuto la Carrarese di misura 1-0. In Serie D invece c'è un magic moment per il Giulianova, due vittorie consecutive, bene anche la Miternina, male il Chieti che pareggia con la Vispesaro, contestazioni anche i tifosi che hanno invitato il presidente Belli a dimettersi. Ieri però la risposta del presidente dopo un vertice societario, resto in sella alla Chieti Calcio. Andiamo a presentare i nostri ospiti e vado subito dall'ospite di spicco di questa sera, il presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Buonasera presidente. Buonasera a te. Una sorta di ritorno a casa per il presidente. Ai suoi fianchi abbiamo il collega Federico De Carolis. Buonasera Federico. Buonasera a tutti. E poi un volto noto per gli sportivi abruzzesi, anche quelli teramani, perché ha giocato anche nel Teramo, ma ormai da due stagioni a questa parte ha appeso gli scarpini al chiodo e fa l'allenatore. È stato fino a poche settimane fa vice allenatore del Cosenza, Marco Ianni. Buonasera. Buonasera, buonasera Marco, ci parlerai insomma della tua esperienza a Cosenza che si è conclusa con la risoluzione del contratto, però insomma è stata un'esperienza comunque significativa perché comunque un'esperienza iniziale al fianco di Roberto Cappellacci e magari sarà foriera di tante altre esperienze professionali in futuro, questo insomma te lo auguriamo. Parto subito dal presidente Campitelli, poi lascio la parola anche a Federico perché so che vorrà stimolare il numero uno biancorosso. Lui ce l'ha da solo, ce l'ha innato, quindi ce l'ha innato. Ce l'ha innato, allora, ce l'ha la detto, parola e basta. Va bene, inizio io poi dopo subito con Federico. Presidente, è arrivata questa vittoria in una gara particolare a livello di orario. Innanzitutto come l'ha vissuta? No? Un avvicinamento alla partita, stavolta non del giocatore ma del massimo dirigente che si avvicina a un orario così inconsueto alla partita. Come l'ha vissuta e quanto è importante questa vittoria alla luce di un periodo di astinenza che si stava facendo sentire, c'era anche un po' di tensione nell'ambiente? Allora, come l'ho vissuta? L'ho vissuta che all'inizio del campionato, quando hanno preso questa decisione di spostare le partite nei vari orari, io l'ho presa non bene perché, tradizionalista quale sono, pensavo che per me la domenica era il giorno del calcio e quindi gli altri giorni non mi sarei divertito, mentre posso dire che è bello anche giocare nei vari orari, è bello giocare anche il sabato, perché poi la domenica, che è in tutta la mia vita sono stato sempre legato al calcio e quindi non ho mai fatto in famiglia, devo dire che è anche importante godersi un attimino la famiglia la domenica. Però le 11 è un orario un po' particolare. Ma le 11, quando poi si è vinto, tu finisci la partita e ti vai a fare una bella mangiata con gli amici e quindi diventa il rischio anche, era quello contrario di avere lo anche, stomaco chiuso. Anche positivo. E invece devo dire che ero domenica molto molto teso. Perché eravamo non a un bivio, però eravamo in un momento particolare, 5 partite dove avevamo fatto 3 punti, quindi per me era importante un risultato positivo, vincendo quelle squadre stanno vincendo che stanno come noi in una posizione di centro classifica, quindi una vittoria era molto molto importante, l'abbiamo ottenuta, la squadra, come avete ben visto, ha giocato nei primi 10-15 minuti molto bene, poi pian pianino si è un po' sciolta perché in questo momento non so, siamo un po', abbiamo paura, quindi sbagliamo le cose più semplici, speriamo che questo momento passi per poi cercare di
poter vincere, perché io sono uno che in un campionato vincere. Così equilibrato si può sognare e si può piangere, quindi dobbiamo cercare di impegnarci, di ripartire da domenica, di metterci tutti in discussione per poter riavere i giusti stimoli per il proseguo del campionato. Presidente, le faccio una domanda a bruciapelo. Dopo questo scampolo di campionato, lei è soddisfatto del Teramo? Quando vede una partita del Teramo, lei è gratificato dalla sua squadra? Al di là del risultato, che comunque conta, e i risultati al momento sono comunque positivi, perché la classifica dice che il Teramo è nella zona medio-alta, anche se è una classifica molto compatta, e grazie a Gianni Areola vediamo Teramo che è stato anche primo in classifica per una settimana. Luciano Campitelli è soddisfatto, è gratificato da quello che vede? Ma io credo che il Teramo visto prima degli infortuni era una squadra, credo, una squadra importante, una squadra che aveva un suo profilo di gioco, una squadra aggressiva, una squadra tosta. Gli infortuni secondo me ci hanno un po' debilitato, perché anche se adesso stanno rientrando un po' per volta tutti, però tu sai benissimo che quando si rientra dopo un infortunio si ha bisogno di un periodo di tempo, e quindi ancora la squadra in questo momento è un po' sottotono. In questo momento gli esterni si sono fatti friggere, come si vuol dire, perché sono quasi tutti infortunati, quindi il mister ha fatto anche qualche piccolo cambiamento tattico, e credo che ci voglia un attimino per poterlo assimilare. Ma io penso che noi dobbiamo, e questo lo dico per me, perché io sono il primo esponente di questa squadra, dobbiamo tornare ad essere noi stessi, non aver paura di nessuno, esprimere quello che dobbiamo esprimere e metterci un qualcosa in più, perché le partite, se ci metti qualche cosa in più rispetto agli altri e non hai paura di nessuno, io penso che le partite si possano vincere, anche se in certi momenti sei un pelino più sotto degli altri a livello di organico. Quindi io ci credo, io oggi ho 18 punti, penso più in alto che in basso, spero che il mio pensiero sia condiviso da tutta la squadra, perché diciamo che domani ci incontreremo negli spogliatoi proprio per poter ridarci un po' di carica ad entrambi, perché io credo che noi oggi dobbiamo sapere se siamo o carne o pesce. In questo momento non si capisce, ma poi qui perdi due partite e stai sotto. Ne vinci due e stai sopra. Quindi oggi abbiamo 18 punti, ma io per come sono fatto voglio una certa tranquillità, perché la squadra è molto giovane, e quindi poi i giovani si sanno come si esaltano e si abbattono. Noi dobbiamo riprendere la nostra strada ed essere una squadra che può giocarsela come domenica con la Reggiana, come deve stare attenta all'ultimo in classifica. 392-623-7060 è il numero che ormai conoscete a memoria, vale un po' per tutte le nostre trasmissioni, anche per pro e contro, quindi per chi volesse fare domande o considerazioni potete fare al numero che state vedendo proprio in questo momento. 392-623-7060. Federico, allora? Allora, io sono contento del Teramo, per come si sta comportando. Ha ragione il Presidente, possiamo andare su, giù non ci andremo sicuramente, perché certe posizioni si difendono con le unghie e con i denti, e lui è il tipo che le sa difendere, perché ho visto che è uno sanguigno dei nostri. C'ha la grinta, se i giocatori avessero la sua grinta il Teramo sarebbe sicuramente primo in classifica al posto dell'Ascoli. Comunque, io quello, stasera io ti ho detto che volevo venire qua, perché io da quando studiavo a Teramo al liceo classico ho accarezzato sempre un'idea, però non ho trovato mai un corrispettivo da quella parte. Prima da giovane l'accarezzavo perché mi piaceva il calcio e quindi sognavo le grandi squadre. Adesso che sono vecchio
è l'affetto che mi lega a Tero, perché ci ho studiato, sai, quando tu hai studiato, conosci la gente, il primo tifoso del Teramo, il corso. Nazareno era un amico mio, un grande amico mio, noi marinavamo la scuola per andare a vedere gli allenamenti quando si facevano la mattina. E allora io in lui vedo... Diciamo che in questo periodo trovare ragazzi che marinano la scuola per andare a vedere gli allenamenti, i tempi sono cambiati. Ma prima che dovevamo fare? No, quello era. Hai fatto anche Luciano Campi. Sì, perché... Vi siete incontrati con No, 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 però diciamo che giovane, io lo stesso perché... allora senza televisione, perché oggi le televisioni forse stanno un attimino uccidendo anche la voglia di vedere una partita, perché non la vedi durante la settimana e poi la vedi la domenica. Oggi è diventata tutta una partita, e quindi anche l'allenamento mattutino era bello vederlo, perché tu vedevi dei giocatori importanti, noi che poi venivamo, io abito a Canzano, quindi... E si sognava. E si sognava, sì, era bello, quindi ben volentieri. Il mio sogno era un po' diverso. Qual era? E il mio sogno era, siccome io pensavo di non poter uscire mai da Teramo, dalla provincia di Teramo, da Silvi, il mio sogno accarezzava, allora non si pensava tanto a Pescara, insomma, Pescara sì, dopo è diventata la città che è, noi andavamo tutti a pescare il sabato e la domenica, però io pensavo, stavo a Teramo, quindi pensavo a Teramo, pensavo alla Teramana, e ho sempre cullato, dopo quando ho cominciato a vedere l'Ascoli in Serie A, mi sono sempre detto, perché il Teramo non potrebbe arrivare in Serie A? È arrivato col basket dove è arrivato, certo. Adesso secondo me tocca al calcio. C'ha il personaggio adatto per farlo, non è che per fare questo debba mettersi a spendere soldi, comprare, fare le cose, no, quella è una cosa che deve arrivare da solo. Da solo, però da solo è difficile, serve la programmazione. Non parlate di programmazione, che la programmazione non serve nel caso. Smontiamo questa cosa. Ad Ascoli, la Serie A arrivò con Mazzoni che faceva il giocatore e l'allenatore l'anno prima, e l'anno dopo fece l'allenatore perché Rozzi, non conoscendo poco di calcio, si affidò completamente a Mazzoni e fece Serie C, Serie B e Serie A. E il primo anno si salvò, dopo che era andato aveva fatto soltanto 7 punti. Io e lui, non voglio dire che vedo Rozzi, perché ogni personaggio ha le sue qualità, certo, i suoi pro e i suoi contro. Però è uno che si avvicina sicuramente, è un presidente ideale, perché è irascibile al punto giusto. A quel briciolo di follia. C'ha il cuore, c'ha il cuore al punto giusto. Quindi, qui non si tratta di programmare, perché che programma? A Teramo che programma? Programmare lui sarebbe matto se programmasse una spesa di 4, 5, 10 milioni per fare una squadra. No. Lui niente, va avanti così nella speranza, e può darsi che capiti con la verve che c'ha lui, con la carica agonistica che c'ha lui, può darsi che capiti una stagione in cui tutto va bene, il Teramo della Serie C va in Serie A, in Serie B. Dopo, nel momento in cui sei arrivato lì, sulle ali dell'entusiasmo, non ci sta niente che ci possa fermare. Io questo auguro a lui e sono sicuro che ci arriverà. Guarda, io questo, prendendomi tutti gli sberleffi, molto probabilmente da tutti i teramani che l'hanno letto e da tutta la provincia di Teramo che legge la città, l'ho scritto e non ho avuto remore nello scrivere. Che tu collabori con la città. Ma io non ho avuto remore nello scrivere, che vorrei vedere prima di morire il Teramo che arrivasse, se non in Serie A, almeno in Serie B. Ti ringrazio di cuore. Arriva l'investitore. Ti ringrazio di cuore. Lui è il personaggio giusto, perché si incazza quando si deve incazzare, manda a quel paese tutti quanti, poi richiama tutti quelli con i quali litigava. E allora era così praticamente. Pensa Federico, che ha appena annunciato il presidente che domani terrà tutti al rapporto dopo una vittoria, quindi... Questo insomma ti fa capire tanto. Quello lo sa lui che deve fare, non è che io lo posso insegnare io, perché certe cose uno o ci nasce o ce l'ha dentro. Ce l'ha nel DNA. Detto da uno come Federico, che nel corso della sua lunghissima e prestigiosa carriera ha avuto a che fare con fior di dirigenti, ma del calcio italiano ai massimi livelli, quindi penso che siano parole che pesano, presidente. Si rivede nella descrizione. Devo dire che e comunque è una tra virgolette investitura di grande responsabilità. Io e lui da vicino non ci eravamo mai visti. Io l'ho visto parecchie volte anche qui,
E quindi quando me l'hai detto stasera mi ha fatto molto piacere conoscerlo di persona. Diciamo che mi ha descritto nel modo giusto, non so se raggiungeremo la Serie B o cosa, però la persona è quella e quindi ha sbagliato poco. Quindi quello è lo sbocco, sarà quello lo sbocco, sicuro. Ti Non ringrazio. è che l'anno prossimo dici io sono promosso, non lo deve dire, non ci provi nemmeno. Voglio fare un ottimo campionato, quello sì. Ma E sì. A dopo vediamo che succede. Prima o poi succederà, con lei sono sicuro che succede. me mi puoi Io dare tutto del questo, tu. perché dopo io le partite del Teramo, purtroppo volevo venire a vedere il Teramo L'Aquila, perché avevo letto che il Teramo ha sempre sofferto contro l'Aquila. E Beh, speravo. 2 anni prima l'Aquila aveva vinto la finale playoff col Teramo. E infatti stavo a dire a Di Francesco, ci vengo, dopo non so che mi è successo, non ci sono potuto andare. O mi sono scordato che era un giorno prima, Vabbè, però insomma. mi riprometto di tornare, sarei felicissimo di tornare in quel campo comunale, Ma nello stadio comunale da Lavoro. no, il Ormai nuovo i tempi campo sono avere uno cambiati. stadio Sì, però il nuovo campo moderno. è bello. Se Sì, lo vieni so. sabato, Ma t'aspetto, sabato cercherò di venire anche perché con la Reggiani interessante ci sono. che me lo dici, così sarai Si può nostro avere. ospite. Ho molti amici lì a Reggio Emilia, quindi conosco Va bene. bene. Bene, facciamo un Se break. qualcuno sarà rimasto. Marco, tu hai visto la partita del Teramo col San Marino? Intanto che impressione hai avuto? Sì, l'ho vista in TV, ma di sicuro non era facile perché veniva da un momento, penso, non brillante. Non avevo visto le precedenti, ma almeno dai risultati, sicuramente un periodo non brillante, quindi non era facile sicuramente vincere a San Marino. C'è riuscito anche secondo me giocando bene, almeno da quello che ho visto io, facendo una buona partita, come ha detto il Presidente, anche cambiando A mio qualcosa avviso, soprattutto all'inizio e alla tatticamente, fine. sì, ma Nel normale mezzo. che nel mezzo ci può stare un minimo di sofferenza, comunque c'è anche l'avversario, c'è stato il gol che poi comunque è stato un episodio, perché comunque è uscito da una palla rinviata, un tiro a volo, quindi più che sofferenza a livello di gioco, una sofferenza, ecco, su qualche episodio, su un campo comunque che era Scivoloso. scivoloso, bagnato, anche magari qualche controllo sbagliato portava magari il San Marino a riportarsi poi nella zona offensiva, però comunque il Teramo ha avuto sempre il controllo della partita, a mio modo di vedere, quindi una vittoria importante, anche secondo me meritata, che gli permette insomma di arrivare a sabato con un po' più di fiducia e di guardare, ecco, secondo me le posizioni più importanti della classifica, perché come dicevano giustamente prima, il Comunque Presidente è un la ambizioso e di sicuro Reggiana è lì che vuole arrivare. non mi pare, È una squadra da quello che ho giovane. letto, non mi pare molto superiore al Teramo. Ma il Teramo se la gioca tranquillamente, sono tutte partite di un Non è campionato superiore, dice, beh, livellato. ho letto, ho parlato pure con un collega della Gazzetta, il quale mi ha detto che la Reggiana si trova lì per caso, insomma. Che ci sono un paio di squadre che sono più forti della Reggiana, insomma. Insomma, per caso no, è una squadra che ha dei valori, più o meno la classifica, diciamo che la classifica in questo momento sta più o meno D'altro canto sta a un rispecchiando punto il tempo della le Reggiana, attese, non è che perché comunque se sta. noi vediamo Ascoli, Pisa e Spal sono le tre squadre che erano pronosticate a inizio stagione. La Reggiana è lì, più o meno, a mio modesto avviso, è la dimensione sua. La Reggiana ha la classifica che era lecito attendersi, questo è il mio Allora, modesto noi abbiamo parere. giocato col Pisa, Alla prima. che penso che il pareggio ci stava, non è che mi abbia fatto una grandissima impressione. Con la Spal, se vincevamo, non avevamo rubato niente perché abbiamo E anche colpito largamente. due pali e quindi col tutto cuore non ci abbiamo giocato. La Reggiana non ci abbiamo giocato. L'Aquila mi ha fatto una bellissima impressione. Se io devo dire, tra quelle prime che noi abbiamo incontrato, devo dire che l'Aquila mi ha fatto una bellissima impressione. La Pistoiese sta lì. Però credo che alla fine anche lei dovrà impegnarsi molto. L'Ancona non ci abbiamo giocato, ma conoscendo Cornacchini è un osso duro, quindi lui alla Infatti sono partiti male, fine ma ora sono i risaliti bene. risultati ci sono. Il Forlì ci abbiamo giocato, abbiamo vinto, col Gubbio, insomma, poi Sant'Arcangelo, quindi col Pro Piacenza.
abbiamo pareggiato in casa. E quella partita stona. Sono due punti che oggi ci mancano. Non è una brutta squadra. No, però non fecero proprio niente. Cioè non, forse una delle squadre peggiori che ho visto, se devo essere sincero. Quindi, quella partita forse però. Poi c'è meno 8. Prima di andare a vedere la scheda, Marco, tu un ricordo della stagione fatta a Teramo, stagione 2010-2011 in Serie D, un campionato che poteva finire in un altro modo, sì, visto ricordi come sicuramente si è sviluppato soprattutto nella sua prima parte. Sì, ricordi sicuramente belli anche per il rapporto che comunque si mantiene col presidente. Purtroppo sì, è finita male calcisticamente perché per come era andata fino a metà della stagione, insomma, si pensava alla promozione, ad altro. Male, insomma, ma sempre poi, un secondo posto, non è che... Sì, sì, male relativamente, però per come stavamo andando, insomma, per il vantaggio che avevamo sulle inseguitrici, un vero peccato quello di arrivare, insomma, secondi. Poi perdemmo in finale con Rimini ai playoff. Però ecco, ricordi positivi, belli di sicuro, di una società che, come infatti vedo, continua comunque a navigare sempre nei quartieri alti di qualsiasi campionato, quindi significa che comunque c'è programmazione, c'è voglia di crescere, di migliorarsi, e c'è anche quell'ambizione che secondo me non deve mancare mai, perché comunque al di là di tutto poi se non si ha almeno un pizzico di ambizione poi ci si appiattisce, si rischia comunque di fare peggio di quello che si fa, magari avendo un po' di ambizione, che è poi quella che ha giustamente il presidente, che è quella di voler vincere sempre. Noi ce ne andiamo, abbandoniamo tutto. Non capito, come siamo fatti. Allora, vediamo la scheda su questo turno di Lega Pro, poi concludiamo con uno spunto che cercheremo di coltivare con i nostri ospiti. Vediamo. L'ultima giornata di campionato ha fatto registrare il pieno per Teramo e L'Aquila. È la prima volta quest'anno che le due cugine abruzzesi hanno colto nella stessa giornata la posta piena. Per L'Aquila si è trattato di dare continuità alla brillante affermazione di Ferrara. Non è stato facile vincere la resistenza della Coriacea Carrarese, peraltro incappati in una doppia sconfitta consecutiva dopo una serie impressionante di pareggi. Nonostante l'assenza di Maccarrone, il tecnico Zavettieri ha insistito con il nuovo assetto tattico, il 3-4-3, dando fiducia al giovane Carcalis. La mossa dice tanto della svolta tecnica che l'allenatore ha inteso dare e sulla quale ha insistito nonostante alcune defezioni, anche quella di Triarico, che era in campo a Ferrara. Resta un dato di fatto, già evidenziato e confermato nell'1-0 alla Carrarese: L'Aquila al Fattori continua a fare fatica, non convince in toto. Per prendere i tre punti è stata necessaria una zampata nel finale del solito irrinunciabile Ciccio Corapi, ma quanta fatica! E nelle ultime ore ha tenuto banco il caso Pacilli, che non ha preso bene il cambio quando si era ancora sullo 0-0. Zavettieri ha parlato col giocatore alla ripresa degli allenamenti con tanto di chiarimento. Il tecnico calabrese può consolarsi e in buona compagnia, vedersi l'episodio Totti Garcia di domenica scorsa. Il Teramo è uscito da quel mini tunnel di gare senza vittorie nel quale si era ficcato, soprattutto a causa di una lunga serie di infortuni talmente fastidiosa da aver convinto il tecnico Vivarini, fiero assertore della difesa a 4, a rivedere l'assetto tattico della squadra. Così, dopo averci lavorato tanto, a San Marino è arrivata la difesa dei tre centrali, che ha anche rilanciato, complice il forfè all'ultimo momento di Brugaletta, anche il tanto criticato Perrotta, che in un contesto più naturale ha offerto una buona prestazione. Vittoria importante per alleviare un po' di tensione, ma non è tutto oro quello che luccica, perché dopo una buona partenza i piedi del Teramo si sono complicati e più di qualche smagliatura difensiva si è notata. C'è ancora tanto da lavorare, da apprezzare tuttavia come la squadra abbia gestito bene il risultato negli ultimi 20 minuti quando è rimasta in 10. E in generale numeri e prestazioni dicono che Teramo e L'Aquila fanno meglio in trasferta, e non solo le sole, che dire ad esempio dell'Ascoli, che ha allungato in vetta espugnando con autorevolezza Reggio Emilia. 4 vittorie, 13 punti lontano dal Del Duca, 2 vittorie e 10 punti in casa. La spalla ha violato Piacenza con Germinale dopo l'umiliante 0-3 subito a domicilio dall'Aquila, ma ci sono altri casi. L'Ancona, bloccata al Del Conero dal Sant'Arcangelo, veniva da 3 vittorie esterne nelle precedenti 4 gare. Oppure il Grosseto, che solo col debuttante neotecnico Padalino, appena insediatosi al posto di Silva, ha trovato 3 giorni fa la prima vittoria tra le mura amiche ed Anni del Savona. Prima sorrisi solo esterni.
Tra i fattori che incidono, la difficoltà di molte squadre a fare gioco quando trovano avversari che si chiudono, più facile attaccare gli spazi nelle ripartenze, e poi che nel girone B il fattore campo, inteso come condizioni ambientali, forza del tifo, è meno impattante. Pistoiese, Prato e Forlì finora sono le compagini per cui più ha inciso il fattore casalingo, conquistando mediamente l'80% dei loro punti tra le mura amiche. Allora, abbiamo concluso la scheda, mentre qui insomma si parla e ci si diletta. Abbiamo concluso la scheda, voto dal presidente, dicendo che le squadre, tante squadre come il Teramo, fanno più punti in trasferta e soprattutto si esprimono meglio in trasferta. L'Aquila è un altro caso tangibile di più punti fatti in trasferta e di partite giocate meglio lontano dal campo amico. L'Ascoli capolista è un altro caso, ma come mai è una tendenza, c'è questa tendenza che si sta delineando, presidente? Che idea si è fatto? Io credo che forse le squadre si chiudano un attimino in più e quindi si gioca forse un po' più di rimessa ed è più facile segnare. Noi abbiamo anche due punte che hanno caratteristiche proprio per il contropiede e quindi forse anche in casa dobbiamo adottare un attimino, anziché attaccare tanto, aspettarli e poi punirli in contropiede. Speriamo che domenica o in un modo o in un altro possiamo fare un gol più degli avversari e gustarci questi tre suggerimento punti. Per il mister? No, il mister sa fare bene il suo mestiere, quindi figuriamoci se posso permettermi, io non l'ho mai fatto, di dire come cosa deve fare e cosa non deve fare assolutamente. È un presidente maturo per andare sopra. Marco, tu invece come te la spieghi questa tendenza? Io poi non l'ho visto, ma anche nel girone C è così, cioè c'è una maggiore facilità a fare punti fuori casa. Ma presidente ha detto giustamente, secondo me spesso in casa diventa più difficile perché si incontrano squadre magari che si chiudono e per vincere magari si ha bisogno, ecco, di più qualità per mettere poi in cascina tre punti. Il girone del sud, sì, anche se poi le squadre di testa che poi sono Benevento, Salernitana, Lecce, sono squadre che poi in casa hanno talmente tanta qualità che alla lunga le partite le vincono. Hanno anche pubblico. Sì, pubblico, certo, rispetto a questo girone sicuramente il pubblico ha una voce in capitolo maggiore, quindi credo che la differenza alla fine tra le partite in casa e in trasferta sia quella, il fatto che in casa si ha bisogno forse poi di maggiore qualità per riuscire a sbloccare le partite. A vedere la classifica comunque mi pare che ci sia un grande equilibrio tra la prima e, se non l'ultima, almeno la penultima. C'è grande compattezza, una classifica molto corta. Questo grande equilibrio, la squadra di casa è portata sempre ad attaccare un po' di più perché c'è il pubblico che lo incita e lo porta a e quindi si sottopone ai contropiedi dell'avversario. Se l'avversario gli riesce, è chiaro che sono guai. Perciò il Teramo ha vinto due partite in casa e due fuori. Quindi Vediamo un attimo, anticipiamo i messaggi, ce ne sono già diversi, leggiamone qualcuno prima di andare in pubblicità, anzi dovremmo già andarci, quindi io chiedo già scusa a Gianni D'Areo. Grazie Presidente per tutti gli sforzi che fa per la Teramo Calcio, noi veri tifosi siamo tutti con lei, non molli mai, senza di lei a Teramo non si farebbe calcio, un presidente vincente come lei ce lo invidiano in molti, teniamocelo stretto. Un saluto ad Andrea, grazie e complimenti per la trasmissione. Domenico, ciao Domenico, un abbraccio. Grazie Domenico, troppo buono. Buonasera a tutti, Presidente, facci sognare, sei grande. Pietro, un abbonato da 10 anni, forza Teramo. Grazie anche a te Pietro. Presidente, a gennaio bisogna prendere qualche esterno sia di difesa che di centrocampo. Tra poco ascoltiamo la risposta del Presidente. Ciao grande Presidente, buonasera a tutti, sono Silvano da San Benedetto. Premessi i sempre meritati complimenti, consentimi un consiglio. Faccia la voce grossa con quei, non aggiungo aggettivi, che sistematicamente fanno prendere grosse sanzioni Gentaglia. Allora, fermiamoci perché noi dopo vi faremo vedere una classifica speciale. Teniamocela lì, quindi invito Gianni D'Areo a non esporla, ne parleremo dopo. Rispondiamo alla domanda precedente. Gennaio, gli esterni, si sta già pensando a che tipo di intervento fare, come limare la squadra in vista della seconda parte della stagione? Io credo che
di Giuseppe e Vivarini, che hanno, diciamo, plasmato un po' la squadra, sanno se, secondo me numericamente, manca un uomo che è Fiore, perché ha avuto un infortunio. Dopodiché credo che ci dovrà essere qualcosa in uscita e dovranno poi trovare quelle quei giusti giocatori per dove pensano che possano mancare. Però prima ci sono riuscite. Dove, Presidente? Ma io non lo so, però io dico che io non sono per fare i cambi a gennaio, e quindi il mio motto è stare molto attenti a giugno, perché poi a gennaio ci possono essere degli scambi, qualsiasi cosa, ma non vedo giocatori molto importanti che qualche società si toglie un giocatore importante per darlo a un altro. Quindi siccome io sono l'uomo della verità e non mi vergogno assolutamente a dirlo, non credo alla Befana di gennaio. Credo che sicuramente a gennaio, per una questione numerica, il Teramo si muoverà, ma a me, come ben sai, di solito ho sempre fatto le squadre a giugno e a gennaio, perché illudere anche il tifoso. Se capiterà a buoni giocatori, il Teramo non sta lì a guardare di non prenderlo. Ma c'è qualche forse centrale di troppo, difensore, magari si potrebbe. Sì, ma tutto si può fare, dei cambi, delle. Però il grosso della squadra è quello. Io sono per fare le squadre da marzo in poi, per prenderli a giugno, estate, luglio, quindi sicuramente qualcosa verrà fatto, perché siamo numericamente un po' tiratini. Soprattutto settore degli esterni di difesa, sì, e ora anche gli esterni di centrocampo. Sì. Federico, dall'alto della tua esperienza, si può cambiare una stagione a gennaio col mercato cosiddetto di riparazione, come si chiamava prima? Queste sono 20 squadre che partono a questo campionato. Su 20 squadre una sola riesce a ottenere qualche cosa, ma cambiare decisamente e completamente. In Serie B qualche volta è accaduto che magari l'ultimo ha cambiato 4-5 giocatori, gli è andata bene e è arrivato in Serie A. Però è molto difficile in Serie B, come dice lui, uno o due giocatori li servono, li prende, però non è che va a prendere la crema, oppure va a prendere i giocatori che avrebbe potuto prendere a giugno se sapeva di essere debole, oppure se sapeva di andare incontro a un infortunio. Cioè il mercato è un ritocco. Puoi fare un ritocco perché ti possono capitare delle emergenze. Se il Teramo dice che c'è un giocatore in meno, purtroppo le squadre hanno bisogno di organici, quindi quello lo va a comprare. Certo. Però non ci farà, non pensa dopo. Molte volte, qualche volta è riuscito, che quello che hai comprato a gennaio, scarto di tutti, magari esplode e fa. Ok, dobbiamo fermarci, andiamo in pubblicità, poi rientriamo e proseguiamo. Allora, rientriamo. Presidente, lei prima ha detto, domani parlerò insomma alla squadra. È già successo in altre settimane, e diciamo, è stato anche un po' enfatizzato il fatto, no, che il presidente va negli spogliatoi e striglia. Ma io non vado a strillare la squadra. No, strigliare. Ah, no, manco a strigliare. Siccome sono giovani e io sono vecchio, e gli do degli insegnamenti di vita che sono molto importanti, perché lì sono ragazzini. Quindi lì parliamo con ragazzini di 20 anni, 22, 23 anni, 19 anni, e quindi ogni tanto faccio da genitore, che è una cosa molto importante, non strigliare o fare altre cose, ma bensì parlare e impostare una mentalità vincente, perché i ragazzi li devi anche abituare a delle mentalità vincenti, anche se loro sicuramente sono tutti ragazzi bravi e non posso dire niente, però dobbiamo un attimino rimetterci un po' tutto in equilibrio, dobbiamo rimetterci tutti in discussione, io per prima, e ripartire da questo punto per poter vedere di imbroccare qualche partita positiva,
e arrivare a dicembre. Questo dovrà essere un primo obiettivo che il Teramo deve fare. Alcune sue dichiarazioni dopo questi incontri dove lei ha detto insomma la squadra regala il primo tempo, serve più cattiveria, sono questi diciamo i temi che... Sono giovani e quindi... Per esempio ricordo dopo la gara con la Carrarese, sì. Per esempio. Allora, oggi con questo campionato così livellato, se noi siamo più furbi e bravi degli altri, siccome siamo quasi tutti uguali e ti giro un pochettino la fortuna, dobbiamo far capire a questi ragazzi che se per caso la fortuna o il vento gira in un modo positivo, per loro si possono aprire delle strade importanti, perché se questi facessero un miracolo, il miracolo lo fanno più per loro, perché per loro può iniziare una svolta della loro vita molto molto importante, perché oggi un contratto di una categoria superiore, essendo loro molto giovani, possono permettere di poter fare un salto di qualità importante e aggiustarsi per 10 anni veramente bene. Quindi questo deve essere l'obiettivo che noi, su cui noi dobbiamo puntare, perché se noi partiamo perdenti in partenza non si arriva in nessun posto. Noi dobbiamo pensare sempre un qualcosa più, anche più delle nostre possibilità, ma almeno pensarci, almeno sognare, perché se ognuno di noi togliamo questo, io non ho nessun interesse né a fare il presidente né a fare l'imprenditore. Ma non che l'imprenditore uno lo fa per soldi, no, lo fa per soddisfazioni, così come il calcio, che poi la vittoria è la ricompensa o degli utili è la ricompensa di un'azienda. Quelle sono le due cose dove un gruppo di persone lavorano e alla fine ottengono dei risultati. Con la propria scienza in particolare, alcuni giocatori, uno su tutti per Rotta, ha avuto delle contestazioni, è stato beccato dal pubblico. Lei come ha vissuto? Ma io come ho vissuto? È tutto giusto? Magari si è esagerato nei confronti di quello, di quell'altro giocatore? Io credo una cosa, che è una cosa molto importante, e cui, siccome sono un uomo che quando dice una cosa non è che fa una critica alla propria squadra, ai propri dirigenti, ai propri giocatori, assolutamente no. Io quando dico una cosa la dico... Perché dire sempre la verità, dice che molte volte non si può dire, io non riesco a nascondere niente, quindi la dovrò sempre dire. Perrotta era stato preso dal Teramo per fare, noi avevamo deciso di prendere 3 centrali, sì. Perrotta era uno di questi e quindi era o titolare o non titolare il terzo di centrale. Il quarto in occasione, metti che si infortunavano tutti, lo doveva fare Scipione. A un certo punto si va al mercato, si prende la Padula, c'è l'occasione di prendere Diakité. Chi è che non avrebbe preso Diakité? Tutti, perché Diakité è un giocatore importante, è un giocatore strutturato e quindi veniva da un infortunio, però insomma è un giocatore che può solo crescere. È un 90 e quindi non può tornare indietro. Preso Diakité, giustamente avevamo un centrale in più, c'avevamo Masullo a sinistra, perché ecco, poi parlando prima, molte volte tu fai una strategia e poi durante, quando vai a fare, può essere che la strategia cambi in bene o in male. Avevamo Masullo a sinistra, dovevamo prendere il secondo esterno. A quel punto avremmo preso un giocatore in più. Giustamente il mister fa anche un ragionamento logico, dice siccome Perrotta ha sempre giocato a sinistra, secondo me in certe partite si può anche adattare a fare il terzino sinistro. Siccome è un 94 e il 94 in un ruolo nuovo può darsi che non sempre esprime il 100%, a terzino sinistro del suo valore. Domenica Perrotta penso che dei 3 difensori è stato uno dei migliori, giocando a 3. A 4 soffre, sta soffrendo forse
Insomma, se non fosse arrivato Diakité, Perrotta avrebbe giocato più spesso da centrale. Sicuramente. Il posto che trova più agevolmente è a sinistra. È a sinistra, quindi questa è la verità assoluta, perché non dirla? È successo, non è né un errore da parte di Giuseppe o Vivarini o Campitelli, è stata una scelta, molte volte le scelte sono state giuste, altre volte sbagliate, però domenica lui ha giocato nel suo ruolo naturale, ha fatto una buona partita. È un 94, potrà crescere sicuramente in difesa un po' in quei due ruoli, credo che con Perrotta credo che non abbiamo nessun tipo di problema. Allora, abbiamo Francesco Di Francesco? Sì, sono qui, buonasera. Ciao Francesco, buonasera. Allora, abbiamo ospite il presidente Campitelli insieme con Federico De Carolis e con Marco Ianni. Chiedo a Gianni Areo se è possibile di alzare un pochettino l'audio in studio. Vai Francesco, so che volevi fare delle domande, qualche considerazione del presidente. Beh, più che faccio subito la prima considerazione, speriamo, è inutile, saluto a te presidente, è inutile che ci mettiamo a ridire, bravo Campitelli, tutto quello che ha fatto, perché fa parte della storia. Io quando per anni quelli che continuavano a ricordare quello che aveva fatto Malavolta, che aveva salvato il Teramo, che faceva parte della storia, ed è vero, ho detto ormai fa parte della storia, basta, non ci serve ogni volta di ridirgli bravo. Però questa volta gli voglio dire, se quando manda quei messaggi, intanto su Perrotta, sai qual è presidente l'errore? Non aver preso Perrotta, che è un buon giocatore e che doveva adattarsi al modo di giocare di Varini, perché a Pagani giocava diversamente. L'errore, se vogliamo parlare di errore, è aver constatato per un anno che Masullo era un giocatore normale, bravino, buono, ma per una categoria inferiore, e dovevate essere talmente bravi nell'ipotizzare, nel pensare che forse in una categoria superiore magari all'inizio avrebbe potuto avere qualche problema e quindi soffrire. Allora da qui dovevate prevedere questo, da qui dovevate prevedere che forse Amadio in questa categoria non è un come posso dire, un big così come lo era in C2. Questo era, perché poi tra l'altro partire con quattro centrali non è un errore. Se poi mi si parla di bilancio, il bilancio è questo e quindi dobbiamo risparmiare così, allora benissimo, ribadiamo grazie Campitelli, andiamo avanti, perché tra l'altro secondo me il Teramo, e arrivo alla conclusione, sta facendo un ottimo campionato indipendentemente, ripeto, indipendentemente, per chi vuol capire capisce, chi no non ce ne frega nulla, dalla vittoria di domenica scorsa. E qui arrivo alla considerazione, domanda, riflessione, sì, con l'amico Campitelli. Porca della miseria, basta con questi messaggi sibillini, con queste frasi che mettono in cattiva luce Vivarini e fanno ragliare gli asini che dicono che Vivarini non è bravo. Perché tutta Teramo è convinta che se il Teramo avesse perso a San Marino, Campitelli con il sorriso sulle labbra avrebbe detto a Vivarini ciao, arrivederci caro. E secondo me sarebbe stata un'altra bestemmia calcistica, come fu una bestemmia calcistica quella di Cifaldi. Presidente. Ma io dico, come si fa a pensare che io avessi potuto togliere i Varini? Come si fa a pensare? Allora, secondo me quello che hai detto tu. Presidente, sai come si fa a pensare? Scusa se ti interrompo e poi giuro che non ti interrompo più, anche perché non ho altro da dire e posso anche salutare. Sai come si fa a pensare? Che ogni tanto tacca la frecciatina sui giornali a Vivarini, tacca la frecciatina a quello, che ci serve? Se io credo in Vivarini, io parlo per Francesco Di Francesco, che sono l'ultima ruota del carro in tutti i sensi, ma reputo Vivarini un bravissimo allenatore e reputo il Teramo una squadra inferiore ad almeno 8, 9, 10 squadre di questo campionato. Perché non dimentichiamo il curriculum dei singoli giocatori del Teramo, quindi vedete quanto è bravo Vivarini. Noi abbiamo, eccetto 3-4 giocatori, quasi tutti debuttanti in questa categoria, perché quello che c'è il maggior curriculum in questa categoria non è che dice no, ha giocato per 5-6 anni in questa categoria, quindi è un fenomeno di questa categoria. Quindi Vivarini quest'anno sta dimostrando di essere ancora più bravo di quello che era l'anno scorso. Vivarini non è stato mai messo in discussione da me, mai. Mai, mai. Dopodiché, se qualche volta si cerca di spingere un attimino sull'acceleratore, ma nel senso positivo, non nel senso negativo, perché quando sono state dette, si è detta una sola frase, si è detto che Vivarini è
non è mai stato messo in discussione, ha il 100% da parte della società la fiducia e quindi nessun tipo di casini nei confronti di Varini, anzi reputo che sia un grandissimo tecnico, anche perché gli ho fatto un biennale, quindi fare un biennale oggi a un tecnico che in C unica non è poco, insieme al suo staff, credo che la fiducia sia massima. Dopodiché, quando mi dici che forse il terzino sinistro e il centrocampista forse si poteva fare meglio, ma non per Masullo, per altro, per quell'altro, che non parliamo qui di nomi, perché sicuramente io lì ti do ragione in pieno, perché la ragione non è che ci si nasconde in modo in assoluto. E poi per quanto riguarda il bilancio del Teramo, io credo che il nostro bilancio è tra le prime 5-6 squadre del campionato, quindi dico che sicuramente un paio di acquisti si potevano fare meglio, ma senza criticare nel tizio, come budget, noi abbiamo un budget tra le prime 5-6 del campionato e quindi io quello che ho detto non ho detto per dirti, quindi, non metto in dubbio, non sto dicendo che tu spendi pochi soldi o che le hai spesi male. No, ma non intendevo questo. Andavi a prendere un altro giocatore che veniva qua e voleva 200.000 euro, il Teramo non è un... Non intendevo questo, perché credo che le punte del Teramo, come budget, penso che il budget nostro delle due punte del Teramo non ce l'hanno nessuna squadra del nostro girone. Penso poi che forse a sinistra poteva esserci, come dici tu, una prima scelta, e forse penso che anche in altri paio di ruoli poteva esserci due prime scelte, ma che potevano rientrare benissimo nello stesso bilancio. Però tu sai benissimo che quando si costruisce una squadra su 15 giocatori, forse qualche piccolo ci può stare qualche errore, ecco, quindi forse questo. Noi avevamo deciso di prendere dei giocatori che poi sono andati via su altre società, forse noi dovevamo avere altre come scelte. Su questo sicuramente non pensare che tra di noi non ne abbiamo parlato o non ne abbiamo anche discusso, perché tu sai che io sono un perfezionista e capisci pure che forse quello che dici tu sicuramente si è discusso, ma come bene dici anche tu, io sono molto contento, come sei contento tu, di come stanno andando le cose, ma dobbiamo fare molta e tanta attenzione. Francesco, vai a chiudere? Sì, velocemente, per ricordare sempre agli asini che ragliano, ovviamente non mi riferisco alle persone lì, ci mancherebbe altro, sono tanti e tutti sappiamo quali sono gli asini che ragliano attorno al Teramo Calcio e che parlano del Teramo Calcio, ma proprio asini in quanto, non sa, come quando dico ignorante, in quanto uno ignora la cosa, non ignorante perché è Capuano che non sa parlare, quindi asini che ragliano, dimenticando che questo è un campionato di una difficoltà estrema, dimenticando che questo è il massimo palcoscenico raggiunto dal Teramo nella sua storia calcistica, dimenticando che mediocre o non mediocre che sia il campionato, proprio perché c'è grande equilibrio, proprio perché c'è grande equilibrio, in 6 punti ci sta il 70-80% delle squadre, è ancora più difficile di quello che si pensava. Poi se la gente vuole dire che oggi è già giovedì e poi domani è sabato, ognuno può dire le stronzate che vuole, io non posso mica combattere contro gli asini che ragliano, facciamoli ragliare e facciamoli restare asini. Presidente, ti voglio dire una cosa, Francesco, che anche su questo ti do ragione in pieno, perché nel campionato con questo livellamento è difficile e quindi perciò è pericoloso, proprio per questo motivo. Come no? Quindi sono d'accordissimo con te, sono d'accordissimo con te. Francesco, vuoi salutare pure Federico De Carolis? Federico, ci siamo visti 48 ore fa, grande Federico, grande, grandissimo, grande esperto di calcio e soprattutto, e qui parla la storia, grande giornalista della carta stampata. Agli altissimi livelli, al top, grande giornalista della carta stampata. Perché mi lodi dopo, quando siamo in trasmissione li dichiamo sempre? Perché così ci divertiamo di più. Perché vuoi far fuori di Varini?
Ah, ma sì, sì, che lui mi fa di Parigi. Non adesso il presidente. Dunque, presidente, Federico De Carlis appena mi vede il lunedì, quando ci vediamo il lunedì alla trasmissione replay, mi fa, dice, toglietevi Varini se volete salvare il termine. E io dico, lascialo stare, ma è appena vedo Cambitelli, glielo dico, quindi, caro presidente, non sentire quello che ti dice Federico. No, non me l'ha detto Federico, ma che Vivarini è un grande tecnico. Ogni volta che perde di lanciare un allenatore. Vabbè, ma è normale, ma il tifoso è anche giusto, no? Ma è giusto, è giusto. Ma è giusto, ma io devo essere anche tifoso. Ma che stiamo a fare male? Va bene, va bene. Grazie per questa sera. È assolto dottor Di Francesco. Grazie Francesco. Ciao, un saluto a tutti, ciao. Grazie, buonasera, ciao, ci vediamo lunedì. Grazie a Francesco Di Francesco, ospite fisso di Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi dedicata al pescare il lunedì sera. Mi dice Gianni D'Areo che dobbiamo andare con i messaggi perché ne sono tantissimi. Allora, io avevo altri argomenti, li trattiamo dopo. Andiamo con i messaggi. Prego Gianni. Ciao, sono Franco da Milano, ma tifoso del Teramo, vi seguo in streaming. Grazie Presidente, forza Teramo, andiamo in Serie B, come ha preconizzato, anzi addirittura Federico ha parlato di Serie A. Presidente, ora gli vengono le vertigini. Presidente, mi creda, se lei lasciasse oggi tutti i suoi sacrifici non rimarrebbe niente. Sa perché? Perché lo stadio con il sintetico non provoca emozioni. Questo è un altro spunto, però non è vero, dice Federico. No. Presidente, mi creda, se lei, no, questo l'abbiamo già detto, non provi emozioni, investa qualche euro per rifare il manto d'erba, vedrà lo stadio riempirsi, mi creda. Ma quanti... io a questo gli posso rispondere sicuramente. Ecco, un attimo, rientriamo sul Presidente. Io credo che fra uno, massimo due anni si debba rifare forse il manto. E quindi non lo deve rifare la Teramo, farò di tutto insieme a Sabatino Cantagalli, anche se devo intervenire io personalmente, avendo noi un campo di allenamento che oggi sono ripartiti di nuovi lavori. Ecco, poi di questo volevo anche quindi, parlare. Quindi noi ci possiamo allenare lì e lì giocarci la domenica, e credo che farò di tutto per poter far sì che quel campo profumi di erba la domenica, perché io sono la persona più felice se si fa quel campo in erba, che a me piace tanto. Bene, allora torniamo a vedere i messaggi. Ho visto un riferimento a Lanciano. A Lanciano, quando si è programmato la B, Angelucci il primo maio non ci si è mai riusciti, quindi il tifoso dà ragione. Non ha diritto di parlare rispetto a te, perché non è niente. Non essere così, non esagerare, Federico. No, Lanciano come città, insomma, come cosa, non è manco provincia. Mo cioè, diventava provincia quando è provincia. No. Però, tu dici... Lanciano ha un'ottima organizzazione societaria, è gente e persone per bene, ha tutto quello. Però Teramo, dici, se c'è Lanciano, Teramo ha maggior ragione, può stare come bacino d'utenza. E stavolta ci riusciamo noi. Bene. Stanza la strada. Allora, prossimo messaggio. Caro Presidente, grazie per tutto quello che fai per il magico Teramo, continua a farci sognare, sono convinto che una volta rientrati gli infortunati riusciremo a classificarci tra le prime tre del girone B. Dobbiamo sfruttare questo attacco strepitoso, non accontentiamoci, Presidente. Gianluca Sardi. Oh Gianluca, ma secondo te io mi accontento? Mi conosci bene. Presidente, seguo il Teramo dal 1960, sono convinto che riuscirei a portarci in quella cadetteria dove non abbiamo mai militato. Ci fai sognare ogni giorno, grazie di tutto e forza Teramo, scrive Giampiero. Grazie Giampiero. Vediamo. Andrea, buonasera, un saluto. Questa sera hai ospite io sotto, io sopra, io vinco sempre, io sono il meglio e a Genova compro tanti giocatori, vado in Serie B, io con il pensiero, io scherzo, un presidente simpatico e vincente. Ah, forse un po' di ironia in questo, SMS. Presidente, hai detto che non abbiamo giocato con Ancona, ma vedi che abbiamo vinto 2-1 nel serale. Sì, è vero, lo stavamo dicendo prima. Forza Giulianova, direi che ci sta in questo. Speriamo che arrivi pure il giorno, così rifaremo qualche derby. Grande derby. Il derby con la D maiuscola, il vero derby. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. In merito al rendimento dell'Aquila, ha fatto gli stessi punti sia in casa che fuori. Ok. Presidente, vuole dare una risposta cumulativa? Noi, credo che noi questo anno ci deve servire molto da esperienza e
e quindi rimanere in questa categoria e poi qualsiasi cosa succede noi lo accetteremo ben volentieri. Speriamo che domenica allo stadio ci sia tanta gente e poi voglio fare un appello che senza che guardiamo le classifiche dei più cattivi, dei più bravi, perché oggi a livello di ammende il Teramo è colei che ha subito più danni e mi rivolgo a quella frangia di tifosi che vengono tutte le domeniche a vederci, di essere un attimino più per rispettare le regole che oggi purtroppo ci sono. Quasi e che si devono euro di ammenda. Rispettare, se quei 9.000 euro di ammenda li possiamo investire nel settore giovanile o in altre cose, fino adesso ho speso 9.000 euro, perché oggi siccome ci pensano che noi siamo persone poco corretti e ancora di più le multe saliranno di partita in partita. E quindi spero che loro capiscano e che con la massima educazione domenica sia tutto tranquillo, perché non tutte le multe che noi prendiamo purtroppo le dobbiamo pagare e la Lega è ben felice di incassare quei soldi e noi siamo dispiaciuti di poterli pagare. Quindi gli chiedo umilmente che domenica, se siamo, ma non solo domenica, sia in casa che fuori casa, perché a Rimini sono successe anche altre cose, quindi dobbiamo anche verso il Rimini, perché dice che sono rotte delle cose, quindi mi raccomando di essere più corretti, perché credo che alla fine questo è un gioco e se si è più corretti siamo un po' tutti rientriamo un po' tutti quanti nel giusto modo di essere tutti, e anche il nome del Teramo non viene preso categoricamente che la società e ha dei tifosi poco corretti, perché noi abbiamo una tifoseria splendida, corretta e tutto, insomma. Presidente, parliamo un attimo dell'Acquaviva. Sono ripresi i lavori dopo 14 giorni di stop per un'autorizzazione mancante. Insomma, si va avanti magari con una tempistica che è inferiore a quelle che erano le attese che ormai... Vabbè, però noi per la prima volta nella storia a Teramo abbiamo un nostro campo, che è un secondo campo dove ci sarà tutta la struttura del settore giovanile, ma dove anche il Teramo potrà allenarsi come prima squadra e quindi si avrà anche la possibilità di poter far sì che se al nuovo comunale si dovranno fare anche altri tipi di lavori, che potrebbero essere il manto in erba oppure altre cose, ci si può muovere anche in tempistica possibile ipotizzare, ma io penso tra dicembre e gennaio credo che l'Acquaviva sarà pronto. Stiamo in un posto molto bello, vicino alla natura, attaccato al fiume, all'interno della città. Credo che quello sarà una strutturina dove noi la dobbiamo far rinascere, dove lì dovrà essere il nostro punto di inizio di un settore giovanile importante, perché noi punteremo molto al settore giovanile in futuro, perché dovrà essere la forza anche di questa società e quindi siamo ben felici che venga, che a breve possa quel campo essere, ci possa dare veramente la spinta rinaugurato per fare e permettere al Teramo insomma di svolgere i propri allenamenti. Dobbiamo fermarci, poi rientriamo, parliamo anche con Marco della sua esperienza di Cosenza, facciamo anche un parallelismo tra il girone B e il girone C, cerchiamo di capire un po' le differenze e come si possono anche riverberare nell'ottica della battaglia playoff, perché non tutte le quarte in classifica vanno a fare i playoff. A tra poco. Nel corso della pubblicità, come potrete immaginare. Marco, allora, parlaci un po' di questa tua esperienza durata un anno e mezzo circa a Cosenza, insieme con Roberto Cappellacci, hai intrapreso questa nuova esperienza
Anche piuttosto giovane al peso di Scarpino al chiodo, perché potevi anche proseguire, immagino, però insomma dopo quello che è successo a San Benedetto del Tronto, quella promozione poi vanificata, insomma, hai preso questa scelta. Come ti stai trovando in questi nuovi panni, questo passaggio quindi da essere giocatore a essere allenatore, e insomma com'è andata a Cosenza? Ma sicuramente è stata un'esperienza formativa in tutti i punti, da tutti i punti di vista, sia personale che calcistico. Ho fatto una scelta dopo l'anno di San Benedetto, quando insomma, a livello calcistico forse avevo avuto la più grande soddisfazione vincendo un campionato e nello stesso tempo la più grande delusione con la mancata iscrizione. Certo. Mi è capitata questa possibilità con il mister e sinceramente ho accettato subito la situazione, perché avevo, diciamo, io il patentino l'avevo già preso, quindi diciamo che era una strada che avrei comunque cercato di voler prendere. Quindi quell'occasione che mi era capitata, sono stato ben lieto di accoglierla, certo. Anche se comunque in una piazza difficile come Cosenza, però ripeto, penso che poi in queste realtà si cresce forse anche più velocemente. Caspita. Anche questa dell'esonero è stata, tra virgolette, un'esperienza formativa, perché poi anche da lì capisci forse qualche errore, capisci sia per me ma anche penso per il mister, capito? Uno magari può da un esonero capire magari dove si è sbagliato per poi non ripeterlo in futuro, quindi io credo che sia stata un'esperienza formativa da tutti i punti di vista. Senti, primo anno molto bene, con anche la conquista con molto anticipo dell'obiettivo stagionale, insomma, avete guidato la classifica anche per buona parte della stagione, insomma, poi che cosa è successo all'atto, insomma, di rifare la squadra e di presentarvi a questa categoria più alta? Ah sì, il primo anno bene, anche se poi io credo che anche lì a Cosenza ci si è dimenticato un po' troppo presto di quello che è stato fatto, al di là del fatto che è vero che salivano 9 squadre, quindi probabilmente qualcuno diceva che era più facile, anche se poi ne retrocedevano 9, e quindi era anche più difficile da una parte. C'è da dire che Cosenza veniva da un ripescaggio fatto all'ultimo momento, e vi posso dire che comunque le basi sicuramente non erano delle migliori inizialmente, su cui costruire la squadra, quindi di sicuro non è stato facile per il mister partire da un'ipotetica Serie D e ritrovarsi, per carità, ben volentieri in Serie C alla fine dopo Ferragosto, quindi ripeto, ci si dimentica poi spesso nel calcio di tutto quello che è stato fatto, ma purtroppo il calcio è così e niente, quindi quella dell'anno scorso è stata un'esperienza, la prima per me sicuramente diversa da quella di quest'anno, perché comunque le cose sono quasi sempre andate bene e quindi quando le cose vanno bene sicuramente si lavora anche meglio. Quest'anno c'era parecchio, vediamo un attimo la classifica del girone, casino tra virgolette, c'erano problemi ogni qualvolta c'era un risultato negativo, anche all'inizio stampa, quando stampa, il pubblico, sì, un po' tutto, l'ambiente, comunque c'erano problemi anche per allenarsi, perché la gente a volte addirittura minacciava di non farci allenare, quindi comunque si andava incontro a problematiche che giustamente cioè, vedendo la classifica potevano essere anche, diciamo, giustificabili, però io credo che quella del Cosenza è una squadra che dovrà lottare fino alla fine per salvarsi. Non ha la forza per risollevarsi. E quindi cioè, sarà durante l'anno una squadra che alternerà risultati positivi e negativi, come ha fatto fino ad ora. Quindi avevate trovato la vittoria a Matera. Sì, abbiamo perso in casa con la Juve Stabia, sbagliando un rigore a 5 minuti alla fine. Alla fine, poi c'è stato l'esonero e poi con Roselli una sconfitta a Lecce e un pareggio col Messina. Di sicuro avrà cioè una squadra che magari, ecco, riuscirà a salvarsi, ma che sicuramente farà fatica ad avere una continuità importante di risultati, perché noi abbiamo perso con la Juve Stabia, che se guardiamo la classifica c'è 25 punti, a 3 punti al Benevento, non abbiamo perso contro l'ultima della classe, ripeto. C'era secondo me la poca consapevolezza di avere una squadra che deve salvarsi forse anche l'ultima giornata. Il mister Cappellacci? Il mister purtroppo quando le cose vanno male, quando si fa un esonero, è normale che dispiace per tutti, perché diciamo un fallimento per tutti, perché comunque quando uno parte il 13 luglio non pensa mai all'esonero, quindi penso che sia stato un fallimento tra virgolette
per tutti, ma come per noi, anche per Meluso, per la società, perché comunque come qualcosa probabilmente abbiamo sbagliato noi, il mister, penso che abbiano sbagliato anche loro. Quindi adesso niente. Si va avanti tranquillamente. Si guarderà magari, ecco, quest'altro girone. Accetto qualsiasi scommessa. Sei convinto che il Benevento... C'è un allenatore che è amico mio, che è Brini, giocava nell'Ascoli. Bravo. Quando è iniziato a fare il giornalista stava ad Ascoli e lui ha vinto già 2 o 3 campionati di Serie C, quindi chi vince rivince. Sì, sì. Peraltro, vediamo la classifica ora del girone B. Abbiamo visto il Lecce è quarto con 24 punti. Quindi ne ha appena 2 di meno della, sì, questa è la classifica del girone C. Lecce, vedete, è quarto, 24 punti, a un punto dalla coppia delle seconde, Juve Stabia e Salernitana. Andiamo a vedere il girone B, tutto cuoio quota 19 insieme alla Reggiana, cioè, le quarte della Lega Pro girone B hanno già 5 punti in meno rispetto alle quarte del girone C. Presidente, qual è l'indicazione che si trae? Che lì ci sono 5-6 squadre molto più forti, mentre qui diciamo è un campionato molto più livellato, quindi può essere più facile, più essere più difficile, quindi tutti i campionati hanno dei pro o dei contro. Io credo che nelle prime 6-7 squadre del girone C ci sia un abisso con le ultime, a livello di organico, proprio di realtà calcistica, di piazza, anche di budget. Sì, cioè, certo. È normale che un Lecce, una Salernitana, un Benevento, con fronte a una Terza Normanna, un Ischia, un Savoia o stesso Cosenza, è normale che la differenza di budget, proprio di realtà calcistica, di importanza è notevole, quindi poi alla fine anche le differenze di punti saranno tante, mentre nel girone B credo ci sia, come diceva il Presidente, forse meno differenza, però a volte anche il fatto di avere un campionato livellato può essere un'arma a doppio taglio. Allora, facciamo un piccolo break in Serie D, perché vi dobbiamo proporre la scheda, ne parleremo un po' anche con Marco, che comunque conosce questo campionato perché ci ha giocato fino a un paio di stagioni fa con la maglia della San Benedettese, che è di nuovo tornata in D e di nuovo protagonista e se la gioca in questo duello che sarà presumibilmente tutto marchigiano, tenuto conto delle difficoltà cui stanno andando incontro sia il Campobasso sia soprattutto il Chieti. Allora, la scheda sulla Serie D. La 10ª giornata porta un bilancio positivo per le abruzzesi, 3 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. Una squadra soprattutto sta attraversando un buon momento, è il Giulianova, che sta beneficiando a quanto pare della cura Francesco Giorgini. È la prima volta in stagione che l'11 giallorosso centra un secondo successo consecutivo. Così il Blitz di Fermo non resta isolato, il Giulianova cala un altro tris, stavolta con la Jesina, e trova ancora in Marco Mariani un goleador implacabile. Pur non essendo attaccante, l'ex angolano si regala un'altra doppietta decisiva. Il Giulianova prevale in una gara altamente spettacolare dove padroni di casa e Leoncelli hanno provato a superarsi fino alla fine, dando vita a continui ribaltamenti di fronte e occasioni. Il Giulianova gioca con convinzione e, come dice il credo di Giorgini, cerca di imporre il proprio gioco. Qualche problema in difesa era da mettere in conto, vista la squalifica di Calabuig, che domenica a Campobasso ci sarà. Gran bella domenica per la Miternina, che ha fatto il colpo al Civitelle di Agnone in quello che era a tutti gli effetti già uno scontro salvezza, in cui i punti, si sa, valgono doppio. La Miternina ha giocato in maniera ordinata e ha sfruttato il nervosismo che serpeggiava all'interno dell'11 molisano. Brava la squadra scoppitana a risentire poco di alcune assenze, su tutte quella di capitan Simone Gizzi. I gol nei finali di tempo del solito Torbidone sul rigore e di D'Alessandris a coronamento di un'azione personale condotta di rimessa, seppellita così l'immeritata sconfitta col Fano. Ora alle porte altri 2 scontri diretti contro Termoli e Celano. E proprio i marsicani di Pasquale Luiso hanno trovato riscatto grazie al successo in rimonta sul Termoli. 3-1 con la doppietta di un Buongiorno in gran spolvero, il tutto sul neutro del Barbati di Pescina. Ed ora le dolenti note, perché tutto sommato sono tali i pareggi di Chieti e San Nicolò. In casa Chieti tira aria di crisi, la squadra dopo il pari shock di Campobasso si è quasi sfaldata, anche per effetto dei tanti infortuni che hanno debilitato la rosa. Dopo la prima sconfitta di Matelica è arrivata una brutta prestazione con la Vispesaro. I tifosi hanno mal digerito il pari,
Bari, squadra contestata, ma il presidente Bellia ha difeso il tecnico Ronci, che resta in sella. Per il numero uno neroverde la causa di tutto ciò è la sfortuna. Il tecnico fa quel che può e non può essere ora giudicato. Come se non bastasse, Bellia è stato caldamente invitato a chiare lettere dal tifo a dimettersi, ma dopo un breve vertice societario tenutosi ieri pomeriggio ha deciso di restare in sella nell'interesse, si legge in una breve nota diramata dallo stesso Bellia, della Chieti Sportiva, della squadra, della società e dell'immagine della città nel mondo del calcio. Ma fare calcio in queste condizioni sarà comunque problematico. Tornando al campo, il primo posto dista 11 punti e domenica arriva la capolista maceratese, che va come un treno, mentre il Chieti avrà una lista di assenze ancora lunga. L'orgoglio potrebbe non bastare. Il San Nicolò fa 2-2 a Castelfidardo. Il punto poteva essere sottoscritto, ma per come è arrivato sa di beffa. Il fatto è che le trasferte di Pesaro, Chieti e Castelfidardo potevano dare a San Nicolò tranquillamente 9 punti, invece ne sono solo 3 e la classifica è bugiarda. Per il San Nicolò un vero peccato. Peraltro c'è una conferma per l'11 di Epifani: coi biancocelesti i gol abbondano in trasferta e scarseggiano al Bonolis. Solo una coincidenza? Allora, tra poco parleremo anche di questa scheda, però dobbiamo smaltire un bel po' di messaggi. Allora chiedo a Gianni D'Areo di proporceli una nuova tranche. Presidente, proprio bello il campo dell'Acquaviva, primo obiettivo salvezza, ma eventualmente secondo lei ci sono persone che potrebbero entrare in società per darle una mano? Presidente, io mi appunto questa domanda, poi rispondiamo dopo, non ci possiamo fermare. Quindi andiamo al prossimo. Per me la vittoria finale sarà tra Ascoli e L'Aquila, sempre Forza Teramo. Ok, avanti. Ma come si fa a vedere giocatori che servono al Teramo se il direttore sportivo va in panchina alle partite invece di andare in giro a vedere i giocatori? Quindi una stilettata al DS di Giuseppe, questo evidentemente. Grande presidente, ti stimo tantissimo e a Teramo dovremmo farti un monumento, ma ormai è diventato palese che ci manca un esterno a sinistra in difesa, uno a destra a centrocampo, possibilmente che sappia saltare l'uomo come lo sfortunatissimo Fiore, e anche un uomo in mezzo al campo che sappia dettare i tempi, con tutto il rispetto per Amadio. Sempre Forza Diavolo. Tanti direttori sportivi dall'altra parte, però insomma il tifoso ci sta. Scusi presidente, ma visto che la Padula non si allena mai, non è il caso vada via a gennaio? Ah, allora mi appunto anche questa. Luca Leone a Lanciano fece una squadra il 31 agosto e l'allenatore qualche giorno prima. Sono finiti in B, i miracoli esistono ed ora stanno vivendo un sogno. Paolo da Strasburgo. Ammazza, ci seguono dalla Francia. A proposito, io ho capito chi è Piero da Milano e lo saluto con affetto. Presidente, prendiamo Pintori della Civitanovese a gennaio per sostituire Fiore e diamo via Perrotta, totalmente inadeguato sia come terzino che come centrale. Cambiare aria gli farebbe bene di sicuro. Forza Teramo, sempre Paolo. Andiamo avanti. Presidente, sei un grande, non mollare mai, la Teramo che conta veramente è con te, e per veramente intendo passione, chilometri, trasferte, amore. Sabato tutti allo stadio Teramo Reggiana alle ore 15. Campitelli, che film hai visto? Se dovesse girare diversamente ti puoi ritrovare in D. Purtroppo hai sbagliato piazza, Teramo ha poca tradizione. Ci piacerebbe sapere il tifoso da dove scrive per una migliore completezza. Complimenti per... Ah? Beh, penso di sì. Ah. Complimenti per gli occhiali, presidente. Chi è il suo stilista? Poi dopo risponde il presidente. Allora, presidente, vuole rispondere a quest'ultima di colore? Ma no. Gli occhiali li scelgo io perché mi piacciono, e quindi ce ne ho tanti. E niente. Poi per quanto riguarda... Allora, la società. Sì. Intanto, chiedeva l'amico da casa, non è possibile pensare di allargare la base societaria? C'è qualcosa sotto che possa dare segnali a tal proposito? Però io, se ci sono degli imprenditori seri, come ho sempre detto, con cui poter fare un discorso corretto e serio, io sono completamente a disposizione, anche perché Teramo è una cittadina che gli introiti rispetto ad altre sono quelli, e quindi credo che da parte mia veramente sarei felicissimo di poter far entrare delle persone serie e corrette come me. Poi si parlava di un amico, scriveva di La Padula.
che ha difficoltà ad allenarsi. Sì, la Padula ha un problemino che non si sta allenando molto bene, però io spero di poter recuperare la Padula, perché la Padula è un giocatore per noi importantissimo, quindi penso che la Padula come all'inizio del campionato sia un giocatore molto molto importante, ma sicuramente la Padula è un giocatore che ci invidiano tante società, quindi sulla Padula ci sono tante altre società che se noi lo andassimo a mollare stanno lì ad aspettare, ma la Padula resterà con noi fino alla fine del campionato. Un altro amico da casa ha scritto: ci manca un terzino sinistro, un esterno destro, forse anche uno lì in mezzo. E più che un ritocco comincia a essere. Ma forse lui ha esagerato. Sicuramente è un intenditore di calcio. Quindi ha azzeccato. Ma io credo che non è che abbia detto tante di quelle bugie. Perché qualcosa sicuramente dobbiamo fare e dobbiamo anche cercare di recuperare qualche giocatore importante che l'anno scorso ci hanno dato tanto, vedi Lulli che in questo momento anche lui è in una fase così e così, quindi dobbiamo un attimino cercare di recuperare quei pilastri che l'anno scorso ci hanno dato la determinazione per centrare l'obiettivo. Quest'anno chi per un motivo, chi per infortunio, chi per altro ancora non riescono a mettersi in riga come... Ora forse metto troppa carne al fuoco, sì. Ho visto scorazzare prima nel servizio sulla Serie D un giocatore che si chiama Vittorio Esposito, in questo momento è a Chieti, è un giocatore che potrebbe stimolare la fantasia del presidente? Ma perché... forse la mia sì, perché io di Vittorio Esposito ne ho parlato già quest'estate, però ripeto, la squadra la costruisce Di Giuseppe insieme a Vivarini, quindi... noi siamo contenti di quello che abbiamo, ma se loro riterranno che potesse far aiutare la causa, sicuramente noi ci stiamo, ma credo che noi in avanti stiamo bene così. Ok, non so se possiamo vedere altri messaggi, chiedo indicazione a Gianni. Allora Marco, questo girone andiamo. Sassano più un terzino sinistro e un Coletti a centrocampo, giusto presidente? Il portiere, perché c'è anche, non il caso, però la situazione di Serraiocco, magari spendiamo anche qualche parola sulla situazione dei portieri. Un saluto al grande Campitelli, vorrei dire che a San Nicolò c'è un giocatore, Mozzoni, che è molto forte, ciao e forza San Nicolò e forza Juve. E di Mozzoni pure si sente spesso parlare, proprio perché c'è il discorso del terzino sinistro. Presidente, la stimo per le sue curate gestioni, non ha qualche emissario che può rilevare il Chieti, qui non se ne può più di gestioni scellerate societarie, meritiamo la Lega Pro. Roberto da Chieti, grazie Roberto. Grazie. Per averci scritto. A De Carolis parla bene dell'ambiente teramano, non sa quello che dice, Teramo non ha tradizione, ultimi 20 anni media spettatori 800, però quest'anno la media è salita decisamente. Un altro anno aspettiamo i Sambini, partita oramai sentitissima, sempre se salgono, anzi se andiamo in B non ci incontreremo. Avanti, buonasera a tutti voi, sono un tifoso del Pescara, voglio fare i complimenti al presidente perché così dovrebbero essere tutti i presidenti, passionali, caldi, competenti e prima di tutto tifosi, complimenti di nuovo. Se si cambia il sintetico nel nuovo comunale, perché non metterlo al vecchio, sempre meglio del fango attuale? Questa è un'idea da girare magari all'amministrazione comunale. Presidente, ti prego, facci risentire il profumo dell'erba vera, sempre forza diavolo. E si sta impegnando, il presidente lo ha detto in precedenza. Presidente, ma non è che potremmo riprendere Sassano a gennaio, o è solo una voce? Bah. Sassano peraltro allenato da Marco a Cosenza. Per Bellia, lui si lamenta degli arbitraggi, ma con il San Nicolò gli ha dato una mano, poi domenica con la Vispesaro gli ha dato un rigore che non c'era e si lamenta pure. Critiche, momento di critiche in questo momento per il presidente Bellia. Allora, presidente, hai visto quante... Devo dire che sono tante indicazioni positive e credo che... Sassano? Ma Sassano era un giocatore che a me piaceva tanto, però poi si fanno delle scelte, e abbiamo preso buon aiuto,
che ha delle caratteristiche diverse, più qualità, sicuramente anche Buonaiuto dovrà impegnarsi molto di più, perché si è scelto Teramo, lo ha scelto perché qui deve tornare a essere un giocatore, che lui è un giocatore di una serie superiore, e quindi Sassano lo dobbiamo rivedere in campo, Buonaiuto l'abbiamo vedere in campo, ma il Buonaiuto che corre, che rincorre, che deve fare determinate cose, altrimenti un Buonaiuto così noi non ci facciamo niente. Marco lo ha allenato quest'anno, come l'ha lasciato, con qualche acciacchino di troppo? Ma lui si è avuto dei problemi, inizialmente giocava, poi ha avuto dei problemi fisici, e praticamente nell'ultima parte in cui ci siamo stati noi è stato utilizzato poco per questi problemi, però so che adesso comunque sta bene, un giocatore sicuramente importante per la categoria, secondo me, un giocatore che ha qualità importanti, probabilmente deve anche lui capire di sfruttare bene queste qualità, perché veramente può fare anche categorie superiori. Serraiocco, quando è stato ripreso dal Teramo, Presidente, si aspettava che poi perdesse il posto da titolare a beneficio di Tonti? Ma io credo che Serraiocco è un nostro capitale, torneremo adesso dovrà sicuramente... Allora, Serraiocco è successo questo, è andato in Serie B, lì lui credeva che potesse essere titolare, non lo è stato, e già ne ha subito in parte, perché Serraiocco purtroppo è uno che gli piace apparare, insomma, ecco. Sempre molto legato a Teramo, perché Serraiocco è un tifoso del Teramo. Torna qui, non torna molto allenato rispetto a com'era, quindi ha dovuto un attimino rimettersi in sesto, ma già dal primo momento lui ha parato titolare. Dopo ha subito un piccolo infortunio, è stato poco bene, ha avuto la febbre e tutto il resto, ma io penso che Serraiocco tra qualche domenica tornerà a essere il portiere titolare di questa squadra, perché è un grande portiere, senza togliere niente a Tonti, che è anche un bravo portiere, ma penso che non si discuta le qualità di Serraiocco, perché insomma sarà acquistato il 50% la squadra di Serie B, vuol dire che delle qualità ce li ha sicuramente, ed è giovanissimo, 93, quindi si parla di un capitale importante. Certo, un attimo la Serie D, ti aspettavi, Marco, uno, le difficoltà del Chieti, due, questa San Benedettese che, come la vedi, sarà protagonista fino alla fine, può insidiare il primato della Maceratese? Ma la San Benedettese io l'ho vista due volte, perché ho visto Sam Giulianova e domenica fa San Nicolò Samb. Sì. Sì, credo che inevitabilmente la San Benedettese sarà protagonista, perché, e me lo auguro da insomma, tifoso anche della San Benedettese, me lo auguro, perché è una piazza che merita altri palcoscenici, e sono sicuro che lotterà fino alla fine, anche perché ha la squadra. Alla squadra per farlo, all'organico probabilmente migliore della categoria, anche se ci sono squadre che negli 11 probabilmente possono darle fastidio, però credo che come organico la Samb abbia qualcosa in più, ha una società seria, almeno da come se ne parla, rispetto a quando c'ero io, quindi ecco, penso che se ingranerà, diciamo, la marcia giusta, e se riuscirà a pizzicare qualche punto alla Maceratese, che adesso sta andando fortissimo, credo che sia l'anno giusto anche per la Samba, per tornare dai professionisti, perché credo che, ecco, poi al di là di tutto se lo merita anche per quello che comunque ha fatto negli ultimi anni, che purtroppo per colpa di qualcuno gli è stato tolto. Prossimi impegni dove ti vedi? Su un settore giovanile, su una prima squadra da primo allenatore? Ah no, io spero, insomma, mi auguro di poter continuare a crescere, insomma, col mister Cappellacci, perché mi ha dato tanto, mi sta continuando a dare tanto, e spero comunque di poter continuare con lui in questa un'altra nuova avventura,
già da giugno, perché insomma anche stare a casa non è che sia, il massimo, ecco. Prenderò magari questo tempo per magari vedere qualcosa, andare un po' in giro a guardare partite, anche se uno preferisce sempre magari lavorare in prima persona che poi andare in giro a guardare gli altri, che, certo, che a volte risulta anche antipatico poi andare a vedere o magari anche giudicare. Vabbè, fa parte del gioco. Sì, sì, fa parte molti del gioco. Molti saranno venuti a vedere voi a Cosenza. Sicuramente. Però... È così. Io ti faccio chiaramente in bocca al lupo per la tua nuova carriera. Federico, a fine trasmissione... Devo dire una cosa. Dimmi. C'è stato uno che ha detto che il Teramo non è una tradizione, che io ho parlato soltanto per parlare. Andasse a vedere la tradizione che c'è il Chievo. In Serie A, sì. Che tradizione c'aveva? A San Zeno? Sì, fino a 12 anni fa era 12-13 anni fa. E andasse a vedere che tradizione c'aveva Albino Lef, che è stato per 4 anni in Serie B, 4-5 anni. Quindi allora il Teramo c'ha tutte le possibilità. E non è che ho parlato a bambino. Senti, dopo quest'ora e mezza al fianco di Luciano Campitelli, esci fortificato dal tuo credo. Come prima, perché io l'avevo individuato il personaggio, sapevo quali panni vestiva. L'avevo intravisto mentre passavo qualche volta a Sino, mi aveva detto: guarda, quello è il presidente del Teramo. Sapevo, c'era un mezzo parente qui a Sino che me ne parlava sempre, me ne parlava con entusiasmo. Sì. E quindi ho visto quello che ha fatto nel Teramo in questi anni, che è l'unico che veramente può aspirare. Io parto da questo concetto. Il Lanciano, per esempio, che tradizione di Serie B ci aveva? Non ci è andato mai, quindi ci arrivano. Allora, per quale motivo il Teramo non ci poteva? Con lui io dico questo, che ci potrebbe anche arrivare. Diceva bene però il tifoso che quando i Mai hanno puntato a vincere il campionato non ci sono riusciti. Ma nell'anno in cui non sembrava, eppure... Noi non ci puntiamo mai a vincere, noi a Teramo non ci... Lui a Teramo, noi non ci punterà mai a vincere il campionato, però... Può darsi che tra un anno e mezzo, visto come parla della squadra attuale, visto la proprietà che c'ha nell'indicare i giocatori, i tecnici, le cose, visto soprattutto che nelle formazioni non è un presidente che si fa intromettere nelle formazioni. Bravo. Certo. Però posso dirti una cosa, io invece ne esco arricchito da lui, perché mi ha ridato quell'entusiasmo. Perché forse mai nessuno aveva parlato di Campitelli in questa quella voglia, in questa quella maniera. Determinazione, perché lui ha centrato veramente la mia persona per come effettivamente sono, e quindi lo ringrazio vivamente. Io ti aspetto sabato se viene a vedere la partita. Se posso venire sabato a Teramo ci vengo. Benissimo. Arrivederci alla partita. Mi sarebbe piaciuto tornare al comunale. Purtroppo lì il comunale... Puoi andare un po' prima, ti fai una camminata. Però ti farò vedere quanto è bello il nuovo stadio. Se ci sei stato, ti farò vedere anche sotto, che è una bella struttura. Va bene, siamo giunti alla fine, è stata una puntata speciale, insomma speriamo di avervi tenuto bene compagnia, ridaremo lo spazio che merita la Serie D dalla prossima settimana, ma capirete, insomma questa sera avevamo un ospite d'eccezione come il presidente Luciano Campitelli, che ringrazio, in bocca al lupo presidente per questa stagione. Okay, che grazie. Sia ancora foriera di grandi emozioni, grazie, per lei, per i tifosi biancorossi. Grazie a Federico De Carlis, che ritroverete tra qualche puntata di replay sempre di Enrico Rocchi. Grazie a Marco Ianni, grazie a voi, di nuovo in bocca al lupo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, a Gianni D'Areo in regia. Pro e contro ovviamente tornerà mercoledì prossimo. Buonanotte.